Le opposizioni mettono a punto le mozioni di sfiducia al governo. Il Movimento 5 Stelle nel pomeriggio sarà a Viggiano, sede di un impianto ENI, al centro di un filone dell'inchiesta. Giuseppe Carboni. Si ritrovano a Roma, sul Lungotevere, all'altezza della Corte di Cassazione, i parlamentari del Movimento. Partenza in autobus, destinazione Viggiano, Basilicata, il cuore di quello che definiscono Trivellopoli, per conoscere e vedere da vicino, dicono, la situazione. Poco prima, Di Battista osserva. Andiamo fondamentalmente nel luogo del delitto, nel luogo in cui è molto plastica la dimostrazione che Renzi, Boschi, Guidi prendono ordine dalla Total, fanno favore ai loro datori di lavoro che sono petrolieri e banchieri e non portano poi sviluppo sul territorio, perché poi queste trivellazioni non stanno portando lavoro, stanno anche inquinando e le royalties che le multinazionali del petrolio pagano alle amministrazioni locali sono bassissime, sono da fame. Per i 5 Stelle la scelta di Renzi di intestarsi la paternità degli emendamenti è un segno di debolezza politica, giudizio condiviso da molti nell'opposizione. Una toppa